Signore, la mano davanti alla bocca quando ride che vedo il punto G, eh? Chi è? Chi è che sta ridendo? Allora, signora... allora, va via alla fermata dell'auto, così tutto storto, no? E, insomma, c'erano due medici a prendere l'auto, appena vedono, dice: guarda Franco, guarda quel poveretto. Subito così, guarda, deve avere un sarto al bacio, con tutti quei difetti che c'è il vestito a pennello. Quindi era per quello che c'aveva. Era per quello. Perché poi non riusciva a capire sta manica più corta, una certo, più lunga. Cioè, oppure qui due perché? Ci stanno quei due vecchietti. Marito e moglie, pensionati. Questa è una barzelletta. Sì, questa è una barzelletta che vanno allo stesso ristorante che sono nati 50 anni fa. Che era un anniversario. Vai. Vanno a quel ristorante, a un certo punto gli dicono all'hotel se c'erano la stessa stanza dei 50 anni fa. Quello dice: certo che ce l'abbiamo. Hai visto, no, ma andiamo a quella stanza. Entro dentro la stanza. Dice: vabbè, volevamo fare una cenetta come abbiamo fatto 50 anni fa. Dice: famo? Dice: io la famo tutti nudi. Tutti nudi. Dice: tutti nudi. Adesso va. Cioè, che insomma, 50 anni con la cosa che casca. Fa il stesso effetto, per mangiare insomma non è la stessa cosa. Senti. Insomma, stanno a mangiare e ordinano due brodini. Che può fare? Posa una lettiera. Ordino due brodini, cominciano a mangiare, lei tutti nudi sul tavolino, a un certo punto lei fa: Afra. gli dice Afra. Dice: sarà l'emozione, ma io mi sento un fuoco. La signora. Dice a Marie: è certo che ti senti in fuoco, c'è una zinna dentro al brodo.